Bene, dorme. Ti giuro, non so come ha fatto. Non riesco a spiegarmelo. La casa ha l'allarme, le inferriate. Non capisco, scusami. Ti chiedo scusa. Carla. Grazie per averlo riportato qui da me. Carla, non devi ringraziarmi. Ho fatto soltanto il mio dovere. Ma lui era abituato a me e continuerà a scappare, con o senza allarmi. Cerca di tenerlo sott'occhio e... Sì. Se serve chiamo, ok? Sì, sì. Bene. Nico. Nico, io... Non fare così, non davanti a lui, no. Ti supplico, ascoltami solo un momento. No, basta, basta. Non sarà facile, lo sai. Ho paura. È giusto che lui stia qui con te. Sei la madre. E anche con Marcos. È giusto, è il padre. Imparate a conoscerlo. Sì. È vostro figlio. Dovete amarlo e insegnargli ad amarvi. Non avete agito nel modo migliore, avete sbagliato. A volte si sbaglia nella vita. Ma risolveremo tutto. Va a dormire. Grazie. Allora è qui che sta. Stia zitta, sta dormendo. Ridammi subito mia figlia. Ma come osi? Ora noi due parliamo. Di mia figlia? Sua figlia. Ma tu chi ti credi di essere? Non lo so, me lo dica lei. Ma di che parli? Sei impazzita. La smetta, so tutto. Luce è mia sorella. Perché non vai a piangere dalla suora a cui hai donato l'eredità? Non sto piangendo, io... Ho messo le gocce agli occhi perché mi bruciavano, ma credo di aver preso la fialetta sbagliata. Fammi passare. Non lo vedi che sto male, guarda. E io? Io sono in bancarotta per colpa tua, lo sai? Mi hai rovinato, vorrei sbatterti all'inferno e buttare via. E perché? La colpa è solo tua, è grazie a te che sono diventata un mostro. Magari fossi un mostro, non hai saputo fare nemmeno quello. Non sai fare niente di niente, sei soltanto un incapace. Lasciare a Nick tutti quei soldi, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Scordati, quella maledetta eredità è finita e anche il mio matrimonio con Nicholas. Io non ce la faccio più, non posso continuare a mentirgli. Allora digli tutto. Fallo, coraggio, di la verità a Nico. Non hai fatto niente, perché dovrebbe lasciarti? Per te niente quello che ho fatto. L'ho tradito con Marcos, ti pare poco? Cosa? Ecco, questi sono i permessi. Ecco. Ecco. Bene, mi sembra tutto perfettamente in ordine. Possiamo cominciare. Ma guarda chi c'è qui. Tu? Manito! Ma che bella sorpresa! Volevate ingannarmi? Detesto usare le maniere forti, ma è l'unico modo per farvi capire e rendervi migliori. Ha ragione lei, signore. Maniere forti è l'unico sistema con questi ingrati. Questo vale anche per te, sai? Far scappare due ragazzini. Una distrazione, signore. E quello? Un'altra distrazione? Che briconcello! È scappato dall'orfanotrofio. Fra un po' mi occuperò anche di lui. Veniamo a voi. Volevate sposarvi? Scappare? È così, vero? Non so come né quando, ma prima o poi ce ne andremo tutti da qui. Il salvatore della patria. Un rivoluzionario. Un martire votato al sacrificio. Che incosciente. Portalo in isolamento. Sì, signore. Devo parlarle. Ah, sì? Ma va, io invece no. Non ho proprio niente da dirti. Fatelo entrare in quella zucca vuota come una campana. Non ho niente da dirti. Vi lascio solo. No, resti. E apra le orecchie, perché sto per fare una cosa. Che vi piaccia oppure no. Voglio che non ci sia più alcun dubbio. Su che cosa? Su Luce voglio il test del DNA. Un test del DNA? Sì. Per scoprire se siamo sorelle. Ti ho battuto? Sì, solo perché sono stato galante. Cosa? Ma che stai dicendo? Sei matto? Se avessi picchiato forte, avremmo dovuto dire addio al tuo bel nasino. Sei un paguro.
proprio per niente. No, ma se non sai neanche che significa. Ah, no? No. Un paguro è uno imbranato, un tipo moscio. Ah, ma allora lo sai davvero. Grande! Ma che hai? Ti dà fastidio, Mazzi? Ma no, è che abbiamo lezione di ballo. Cosa? Vedi, anche Tiago è qui per la lezione di ballo, sì. No? Sì. E lui chi è? Un nuovo arrivo, per caso? No, è Maxi, mio cugino, ed è un ballerino fantastico, migliore di te. Ah! È pazza, completamente fuori di testa. Dite quello che vi pare, non mi importa. Farò quello che ho deciso, che vi piaccia o no. Tu stai delirando. Sì, deliro. Pensi ciò che vuole, non mi importa. Farò quel test e basta. Monito, sta male. Cos'è stato? Niente. Perché? Aprite, aprite. Ma questa è la voce di Tacio. Ma di che parli? Tu sei malata, sei pazza, ti sta dando di volta il cervello. Cielo, cielo, sono chiusi lì, ce li hanno messi loro due. Che stai dicendo anche tu? Vieni. Ma dove va? Torna qui. Aprite. Apra, apra subito questa porta. Piano, Monito si è fatto male. Apra. E vorresti questo, eh? Mi dia la chiave. Questo me la paghi, questo me la paghi. Lo vedremo. Monito sta male, vigliacco! Tornate dentro! Come ha potuto fare una cosa del genere? Sono Bartolomeo Bedoya Agüero, signore e padrone di tutti voi, avete capito o no? No, non più! Questa storia sta per finire e lei la paga la cara! Andiamo! Bella! Vai, così! Yo traigo los caramelos, sabroso pa' tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, 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 kilo, oye. Ma che cosa stai facendo? Ma niente, sto ballando, no? Sei geloso di Mar. Alex! Ehi! Scusatemi. Non volevo disturbarvi, ma sono venuta a dirvi... Che cosa? Una cosa. E cioè? Dici, Alex mi ha detto che prima di avere quel brutto incidente stavate cercando di avere un figlio. Sì. E? E che tu non potevi averne. Sì, ma che c'entra questo? Beh, potresti adottare Monito. Tu gli vuoi bene, lo conosci, sì. Lo hai riportato da noi dopo che ha scappato. Sì, ma non capisco. Che vuoi dire? Ecco, Monito ha bisogno di una famiglia. E voi desiderate tanto un figlio. Potreste adottarlo, no? Te ne vai. Stai facendo le valigie per andartene. A te che sembra? Dopo quello che hai fatto dovrei anche restare. Amore mio, ti prego, perdonami, io ti amo da morire, lo so, ho sbagliato, ho commesso un grave errore, ma l'ho fatto soltanto perché... Lascia stare, non importa, non voglio i dettagli. No. Una cosa sola voglio sapere. Quando è stato? Che cosa? Che cosa? Non te lo ricordi? Ma quando è stato? Che importa, che importa? Sì, che importa, quando sei stata con Marcos? Non lo so, due mesi fa, più o meno, credo. Due mesi? Non ne sono sicura. Tu sei incinta di due mesi? Sì, infatti il periodo coincide con... È suo. Cosa? È suo. Ma che dici? Voglio sapere se il figlio che aspetti è suo. È di Marcos. Delante de tus ojos y viene por vos, por más, yo voy.
es el momento.